Torniamo in diretta qui dalla Casa Mola di Castiglione della Pescaia per questa partita numero 5 della giornata su 9, siamo alla 14ª partita e questa è una partita molto importante, potrebbe anche essere una semifinale o qualcosa di questo genere, una partita molto 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 interessante. C'è un buco nella porta e quindi si ritarda ancora di più, già ritardo della partita, qualche minuto in ritardo. Sicuramente il Follonica, campione d'Italia in carica, secondo della zona 4, schiera numero 1 Leonardo D'Agostino, numero 2 Nicolo Tarassi, numero 3 Massimo Stoduto, numero 4 Cristian Donati, numero 5 Nicolas Bacci, numero 6 Matteo Tonarelli, numero 7 Nicolo Moda, numero 8 è Filippo Giabbani, numero 9 è Alessandro Baraccani, il 10 è Michael Righini. Rolle Bassano che schiera, come allenatore indicavo Alberto Luisi, mentre Rolle Bassano schiera il numero 1 Tommaso Rossi, numero 2 Vilian Cenci, numero 3 Michelangelo Drovandi, numero 4 Francesco Zamin, numero 5 Alessandro Brunello, numero 7 Gabriele Fiorese, numero 9 Iaia Danie Diane, il numero 6 Filippo Stamine e il numero 8 Jacopo Valban e il numero 10 è Giovanni Auteri. Abbiamo ricordato poco fa la classifica marcatori, sono 8 i gol per Baraus del Tiene, numero 7 gol per Fiorese del Bassano e Vivi di Scandiano, 6 per Giabbani, 6 per Connachini e 5 per Cavazzoni del Tiene. Si sta sistemando la rete e poi si inizierà la partita diretta dall'arbitro Enrico Barbalesi di Salerno, il secondo Matteo Righetti di Sarzana, squadre che sono già pronte in centropista. Il Follonica schiera Bacci, Moda, Tonarelli e Giabbani, mentre Bassano, Diane, Drovandi, Samin, Fiorese, in porta Auteri, dall'altra parte c'è D'Agostino. Follonica arriva dalla vittoria 14-1 contro l'Eboli, ma ieri ha sofferto una sconfitta 3 contro lo Scandiano, mentre Role Bassano ha giocato la prima partita da ieri, giovedì il Bassano contro l'Odi 2-2, poi la vittoria 7 contro lo Scandiano, stamattina di presto 11-2 contro l'Eboli, e questa per loro è l'ultima partita della qualificazione, poi aspetteranno i verdetti della classifica, loro che conducono il girone con 7 punti, 5 per l'Odi, 4 per Scandiano, 3 per il Follonica. Il Follonica ha già 2 partite, questa è la terza, avrà altre 2 partite, tra cui l'ultima Follonica Lodi, che sarà decisiva per il passaggio del turno molto probabilmente. Mentre Scandiano ha l'ultima partita questa sera contro l'Eboli, quindi vediamo poi la classifica domani mattina alle ore 9, Follonica Lodi deciderà probabilmente tutto il girone A. Laura Minuzzo, l'allenatrice della Rolle Bassano, Alberto Luisi, il allenatore del Follonica. Giabbani, tiro para Auteri. Follonica ha segnato 6 gol con Giabbani, 4 per Tonarelli e 6 appunto di Giabbani, 3-4 Tonarelli, 1 per 2 per Bacci, 1 per Donati, mentre Bassano 5 gol per Drovandi, 7 per Fiorese, 4 per Diane. In caso di vittoria, Bassano andrebbe direttamente alla
alla finale di domenica mattina alle 9, quindi una bella pausa di più di un giorno e mezzo. Quindi è molto importante per il Bassano questa partita, più per il Follonica, perché ha 3 punti e ha bisogno assolutamente della vittoria per rientrare in classifica e arrivare al secondo posto, rendendo anche più difficile la situazione anche del Rolle Bassano, che poi dovrebbe aspettare i risultati degli altri. Diciamo che se il Rolle Bassano ha in mano il suo destino oggi, questa partita di Anè per Drovandi, Moda, poi recupera Diane, sette la posta in palio, sono diversi errori così nei primi 3 minuti, un paio di tiri però. Ancora poche occasioni, questa è la prima occasione di Drovandi, il bomber della Roller Bassano in stagione ha segnato ben 69 reti, 51 per Brunello per la Roller, mette per Follonica secondo posto nella zona 4, 16 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte, 39 gol di Giabbani, 20 di Tonarelli, ma è utile anche ricordare l'assenza di Asta, infortunato, il portiere tricampione d'Italia, under 11, dopo il campione d'Italia con l'under 11 due anni fa, poi under 13 l'anno scorso, però oggi manca. I molti giocatori del Follonica sono al secondo scudetto e sono in cerca del terzo. Ora Drovandi, Michelangelo Drovandi al centro per Samin. Tutti 2012 per Lole Bassano, 2012 anche per il Follonica. Subito il time out, 3.50, chiamato alla panchina del Follonica, pari di squadra sono a 1-1. Terminato il time out, quindi è uscito Bacci intanto. È entrato Donati. Moda. Fiorese recupera la pallina, il capitano della Roller Bassano, secondo miglior marcatore dietro Barus del Tiene. Si lotta il numero 7 Moda contro Fiorese, poi Tiene tira la distanza, ma nel grinfie del numero 8 il capitano Maremano Filippo Giabbani. Classe 2012, 11 anni. Giabbani per Donati. Ancora Giabbani non riesce a sviluppare la velocità, il numero 8. Moda per Donati. Ancora Donati per Giabbani. Tiro velleitario per lui. Arriva Tonarelli, subito a Fiorese, contrattacco 2 contro 3 per il Rolle Bassano, tiro in mezzo alla mischia,
Diane. Diane per Moda, recupera la pallina, poi per Giabani, cerca la percussione di Donati, tiro a distanza deviato, ma Ciauteri, c'è anche Donati che rischia il gol in ribattuta volante. Fiorese contro Donati, tre giocatori commettono fallo su Fiorese, 2-1 conta dei falli. Vediamo qui il tiro a distanza, Donati istinto, ma anche Auteri è stato molto bravo a essere pronto su questo tiro velenoso, forse deviato. Fiorese nella distanza, serie di deviazioni e rimpalle a meglio Donati. Si sente la posta in palio, perché comunque c'è diverso pubblico, ma il silenzio regna sovrano. Non che le panchine urlano qualche volta, ma non così assiduamente. Partita ancora non decolla. 0-0 il risultato. Fiorese per Drovandi, quindi Samin. Samin contro Donati. Si lotta ancora con Diane che recupera la pallina, disturbato da Moda. Non c'è fallo del maremmano, quindi può giocare ancora Diane per Fiorese. Fiorese per Diane, fuori per Samin. Stiamo per scadere con 5 secondi, secondo me. Infatti stanno cominciando 45 secondi, fischio appunto per dire 5 secondi. Siamo a metà del primo tempo, 0-0, un paio di occasioni ambe due le parti, forse più Follonica che era le Bassano in questo avvio. Tonnarelli, recupera la pallina spedita da Giabbani, poi Donati, poi ancora Giabbani. Drovandi si fa scivolare, però il giocatore, il tiro di Giabbani, Sibila al palo. Donati, attenzione per la contrattacco di Samin, para D'Agostino. Occasione anche per la Roller dopo l'occasione di Castiglione. Diane recupera la pallina, Diane, ma non trovo Drovandi. Drovandi dietro porta, intercetta Moda. Un nuovo time out chiesto dalla Follonica. Moda, tiro a distanza, Sibila al palo, arriva Tonnarelli. Fiorese in sede di comando in difesa. Fiorese, tra lui Gabriele Fiorese, tiro. Time out richiesto dalla panchina maremmana, siamo all'8:55, sempre 0-0 qui a Casamora. Qui vediamo le migliorazioni in questo primo tempo, per ora senza gol. Abbiamo intravisto i due time out, abbiamo visto appunto la gesticolità del tecnico Aloisi, abbiamo visto anche la gesticolità di Laura Minuzzo a stimolare i propri giocatori in fase offensiva soprattutto.
entrambe stanno giocando non tanto vicino alla porta, anzi contrariamente un po' lontani. Moda, la pallina, Fiorese, tiro di Fiorese fuori, troppo alto il tiro. Vediamo qui il replay, ruba la pallina all'avversario, dopo il raddoppio, tiro subito immediato, fuori misura. Enrico Barbarisi, l'arbitro dell'incontro. Fischio dell'arbitro, Giabbani per Tonarelli. Ancora Follonica che gestisce. Ecco Donati, Donati, si invola Donati, nessuno lo ferma. Infatti si arrabbia la panchina della Rolla qui vicino alla nostra postazione. Giabbani tira a distanza, impatta su Drovandi. Claudicante si rialza, attenzione, Giabbani al centro, pallina che rimane lì, Moda non riesce a deviare. Devia Uteri in qualche modo, arriva Fiorese con autorevolezza, non riesce però a spazzare. Giabbani raccoglie questa pallina in attacco. Donati per Moda, Niccolo Moda, 11 anni, 12 gol in stagione, 3 gol nella prima partita. Cambio di Drovandi, entra Alessandro Brunello, mentre Claudicante, numero 3, è colpito da quella pallina, se non erro, pochi secondi fa. In più 4 minuti, Fiorese, c'è il blocco irregolare di Diane su Giabbani. Tonarelli riceve la pallina da Giabbani, Diane disturba il possesso, Donati per Giabbani. Giambani contro numero 4 Samin. Ora però riparte il rolle, 3 contro 1, attenzione Brunello per Fiorese, non brutto il passaggio, difatti alla meglio Cristian Donati. Ora Samin per Diane, una diagonale, un rovescio bloccato dal difensore Donati. Ora ancora Diane raccoglie il rimbalzo, poi Fiorese. Fiorese da distanza, palo, Sibila al palo, destro di D'Agostino. Ancora numero 4 Samina per Fiorese, che però salta la pallina proprio nel momento più importante, cioè nel momento del tiro. Fiorese si lotta con Moda, ancora Fiorese alla meglio, statuario giocatore bassanese. Poi Diane, Diane Casse 2012, 2 gol ieri, 3 gol ieri, 4 totali in questo torneo. Fiorese a distanza e segna il gol Gabriele Fiorese al 11:32, il gol del vantaggio del giocatore numero 7. Vediamo qui il replay, tira a distanza, poi c'è una deviazione o qualcos'altro, comunque il portiere viene sorpreso. Fallo ora in balaustra dei giocatori vieneti. Fiorese dalla lunga distanza impatta l'ottavo gol per il numero 7 veneto, che ora è il miglior marcatore insieme a Barausse, Stefano Barausse del Tiene, ma magari in meno il tienese. Paglia il possesso Giabbani, ora ingaggia lo scontro con Fiorese. Diane per Brunello, è entrato diagonale, para D'Agostino, arriva Moda, uno dei giocatori più solidi del Follonica, della Blue Ottica Follonica. Allora Fiorese per Diane, Diane a sportellate con Donati, scivola Diane, arriva
l'onnipresente Fiorese che spinge Zamino sulla sinistra, attenzione al centro, c'è libero Brunello, ma arriva Donati in maniera precisa a neutralizzare. Intanto Bacci al posto di Tonarelli, cambio, un cambio per entrambe le squadre in questo primo tempo, due minuti dalla fine, intanto di 1-0 per la Berberole del Bassano. Brunello sulla sinistra, risuotato da Giabbani, arriva a rimorchio anche Samina, ancora Brunello, ma c'è Donati. Moda imposta il numero 7, per ora il giocatore più in bolla di questa match. Fiorese però recupera la sfera, Fiorese, attenzione diagonale Fiorese, ma arriva Donati a deviare. Giabbani ruba però la pallina, e poi c'è il gol, il raddoppio, ancora lui Gabriele Fiorese al 13-20, è Fiorese ancora lui, questa volta però il merito è di Francesco Zamin, perché ha recuperato la pallina su Giabbani e poi ha servito Fiorese praticamente a tu per tu. Il tiro dentro dell'area del capitano della Rollara per il 2-0, porta 9, quindi il biondo veneto in testa alla classifica marcatori, ne ha segnati 4 la seconda partita, 3 la terza e poi 2 in questa gara, che vede avanti la Rollara per 2-0. Ancora Fiorese un po' in difficoltà, ora il Follonica, attenzione Fiorese, ancora lui Fiorese, bella azione personale. Da quel time out, il secondo time out, ha chiesto Minuzzo di cambiare l'atteggiamento offensivo, ha posto Fiorese davanti e veramente non c'è stata per ora più storia per i veneti, che hanno trovato le gesta del numero 7 difensore, ma con il grande vizio del gol e soprattutto anche di un coraggio un po' più alto dei suoi avversari. C'è il fallo di Donati su Fiorese, si va dare un altro fallo, il quarto per il terzo per Follonica, 4 per Bassano. Ultimo giro di orologio per questo scontro diretto del gruppo A delle finali nazionali Under 13 in corso alla Casamora. Abbiamo assistito a una bellissima partita tra Scandiano e Lodi e ora stiamo vivendo un'altra. Quella è finita in pareggio, ora qui sta vincendo Girole Bassano per 2-0, ultimo girologio. Ovviamente Follonica dovrà entrare con un altro atteggiamento nel secondo tempo, troppo remissivo come in questo caso, ancora Fiorese, attenzione, per fortuna Donati dopo l'errore riesce a neutralizzare. Ancora Fiorese, Fiorese impatta su Moda, parte Donati, viene vaglia però il possesso, attenzione Donati, Donati, Cristian Donati, e para Auteri, Giovanni Auteri decide praticamente il match lui con questa mega parata nel finale, dopo che insomma Fronica ha tentato di segnare dalla media distanza con Giabbani, questo contropiede ha rischiato di rovinare l'ottimo 2-0 fin qui di Role Bassano. Ricordiamo i gol, 11-32 Fiorese e il 13-20 ancora lui, il numero 7, si porta 9 gol complessivi in questo bel primo tempo, in questo girone. Se il girone finisce in questa maniera, il Role Bassano andrebbe direttamente a 10 punti e dovrebbe aver vinto il girone, e 5 Lodi, 4 Scandiano e 3 Follonica. Follonica che rientrerebbe a giocare domani mattina alle ore 9:30 contro il Lodi, mentre Scandiano giocherà l'ultima partita oggi contro l'Eboli alle ore 18:45. Diciamo che qui è tutto, Leonida e Claudio e io vi salutano, ci vediamo fra 5 minuti, non lasciateci, a dopo.
Siamo in diretta sul terzo gol del Rallo Bassano. Samin Pagliacca rimane lì, portiere disteso, l'arbitro ha visto il gol, quindi il gol di Francesco Scammini, che mancava nella conta dei gol nel roller. Si è segnato il fratello questa mattina, ma è mancato il gol che era arrivato di Samin sul passaggio di, se non lui, Gabriele Fiorese, ormai sta diventando il giocatore più importante di questo evento dell'Under 13, il capitano della Berber Roller Bassano. Il 3-0. Giabbani, è entrato anche Barracani, il numero 9, il giocatore dell'Under 11 del Follonica. Ora in tra parentesi in prestito alla squadra Under 13. Intanto mi ha raccontato anche la sua storia, il giocatore è veramente poliedrico, sta facendo un sacco di sport, quindi ha iniziato a patinare da pochissimo tempo ed è già in un Under 13, essendo un Under 11. Dopo lui il tentativo con Donati, ora la roller con Michelangelo Drovandi, il bomber della roller. Ora Fiorese lotta con Moda, meglio il numero 7 in azzurro. Barracani lotta con Drovandi, c'è il fallo proprio del numero 3. Già subito time out della roller Bassano a 1.54, risultato di 3-0. Gol di Fiorese nel primo tempo, due gol, poi Samin appena pochi minuti, pochi secondi fa, il 3-3-0. Finito il time out, si riprende con un tiro in diretto per Follonica, che appunto schiera Donati, Giabbani, Moda e Barracani, mentre la formazione veneta, Samin, Fiorese, Drovandi e Diane, un cambio solo per Bassano, due per Follonica, con Bacci e poi Barracani. Appunto Samin autore del terzo gol. Samin per Diane, arriva però come sempre l'attentissimo numero 7 Fiorese per Diane, arriva ancora il numero 7, si gira, spara in mezzo, Moda per Barracani, ma viene intercettato il suo contrattacco da tre giocatori avversari. Fase confusa ora del match, attenzione alle palline rubate. Giabbani con Moda, lotto sulla balaustra, Moda, Nicola Moda insieme contro Diane, al centro per Barracani, ma arriva l'intervento di del numero 3. Ora Giabbani che ora prende la situazione in mano, il bomber della Blue Optic insieme a Tonarelli, non è in pista ora, numero 6, Barracani. Barracani recupera la pallina su Diane, non riesce poi a gestire. Barracani serve Giabbani. Moda fuori per Cristian Donati. Donati sulla destra trova un varco, arriva anche Fiorese, poi arriva al supporto anche Drovandi, commette fallo. Donati invece no, Giabbani al centro,
con l'Onica che non riesce a imporre il ritmo, Bassano realmente è in tutte le palline. Deve avere uno spunto, una miccia la squadra campione d'Italia in carica per riprendersi in mano questo match che sembra compromesso. Drovandi para Agostino, arriva Iaia Dane, Iaia il centro palo, Paglia che rimane lì, non è gol. Drovandi, ma era lì in agguato, ma il portiere Maremmano riesce a tenerla lì. Qua il replay dell'attentissima regia di Leonino Romualdi. 4 minuti, 3-0 roller, fai di squadra 5 roller, 4 Glottic. Ora la Berber è in attesa, ma è sempre molto alto sul baricentro, continua questo veramente pressing assissiante da tutti i lati, un dispendio energetico non indifferente, quindi preparato bene il roller assolutamente. Alla seconda partita giornaliera, alla quarta complessiva, la prima che arriva a compiere le 4 partite, e anche secondo me a vederla così la squadra che sta meglio dopo 4 partite. Non è perché non ha fatto tanti cambi durante le partite se non un paio. Ora Fiorese, ancora lui al centro, pallina rimane lì, Giabbani spazza via, Donati cerca di alzare il baricentro, Donati contro Diane, ci ha provato, scusate, Donati, Auteri neutralizza, Fiorese al centro, arriva Barracani che spazza via. Nove dalla fine, ancora Giabbani da solo, tiro Fiorese dietro porta, lotta con Giabbani, ancora grande autorevolezza di numero 7 che sfiora il gol. Forse anche c'è la mano di Leo D'Agostino sul giro porta. Fiorese, Giabbani alza il baricentro, 4 contro 2, attenzione Follonic con Giabbani al centro, Donati non ci arriva. Contrattacco di Drovandi, palo gol! Palo gol! Al 6:43 di Michelangelo Drovandi. Andiamo qui replay, contrattacco perfetto per il bomber veneto. Eccolo qui, palo gol imprendibile per D'Agostino. 4-0 il risultato. Timeout richiesto dalla panca di Alberto Luisi a 8:07 dalla fine. Con questo 4-0 il Rolle Bassano mette in ghiaccio questa partita, comunque doveva gestirla con questo risultato. Il Rolle Bassano sarebbe a 10 punti e insomma dovrebbe essere la prima classificata del girone A. Se la classifica non è corretta,
quanto manca, mancano tutte le partite di stamattina. Fiorese, ancora Fiorese, para ad Agostino. In questo momento bravo il portiere Maremano, che è stato molto impegnato in questa partita, anche perché a un certo punto ha subito parecchio il gioco dei biancorossi, squadra di Aloisi. Dopo questa partita si giocherà la quarta giornata del girone B a Grate contro Correggio, e a seguire Breganze contro Thiene. Sagrate Correggio potrebbe essere anche, magari, che ne so, una finale susseguente, in quanto entrambe sono all'ultimo posto a 0 punti. Fiorese per Diane. Giabbani per Stoduto, ha iniziato anche Stoduto nella contesa, migliore in pista Donanti, Tonarelli, Giabbani e Stoduto. Fononica avrà la partita di domani contro Lodi per cercare di cambiare le sorti. Il Lodi, anche lei avrà l'ultima partita domani mattina alle ore 9.30, chi vince la partita va alle finali dal primo al sesto posto. Scandiano una partita contro l'Eboli, poter giocare e conquistare la qualificazione. A questo punto sarebbe proprio Ofolonica Lodi nella giornata di domani. Ora ci prova Sammin, vicinissimo alla quinta marcatura, sul passaggio di Diane, che ora lotta con Giabbani. Anche Diane è cresciuto molto in queste da ieri, sono 4 partite, ma ha giocato ieri, è cresciuto molto, il numero 9, infatti non è mai stato più tolto, certo magari alle partite di ieri. Anche Samin molto bene, insieme viene colpito l'arbitro a bordo pista, Gadaleta di Giovinazzo. Sei minuti, 4-0, è stato abbastanza pesante per la Blotti Fronica, campione italiana in carica. Ora Donati al centro per Tonarelli, che si gira bene, ma Auteri veramente poche volte impegnato in questa partita, tutto il primo tempo, ma il secondo tempo ancora meno. Verso veramente attento in ogni azione. Ora facendo un conto, ora Le Bassano ha subito intorno alle 4-5 reti. Reti dallo Scandiano, 2 dal Lodi, 5 più stamattina, sì, 7 reti. Sempre stato lui in porta, se non erro. Quindi 7 reti ha subito, miglior portiere anche del torneo fino adesso. Se la gioca con quello del Thiene, si è sorpreso 2 volte. Se la gioca con quello del Thiene, praticamente, come miglior portiere. Una partita in più però per il Bassanese. 5 minuti ma alla fine Fronica ha bisogno di una scintilla per cercare di riaprire il match. Giabbani però impatta su Fiorese, posto tono il capitano della Blue Optic in questa gara. Tiro a distanza di Drovandi, deviato quella Drovandi contro Tonarelli. Ora Giabbani fuori per Donati. Stoduto non riesce a superare la metà centropista, proprio perché Le Bassano veramente sta ripanta a livello fisico. Praticamente in pressing già da quando nel possesso di palla l'avversario. Tiro di Fiorese, palla ad Agostino. Sinceramente mi aspettavo più da questa partita, dopo l'estenuante Lodi Scandiano mi aspettavo una partita altrettanto equilibrata, invece la capitalizzazione veloce dell'Ole Bassano
hanno permesso il 4-0, ricordiamo i gol velocemente, 11:32 Fiorese, 13:20 Fiorese nel primo tempo, due minuti che hanno spaccato il match, poi all'inizio della ripresa 0:30 Samin e poi a 6:43 Dorvandi nel 4-0 parziale della Roller. Qualità che Gabriele Fiorese è fratello di Gian Maria Fiorese, che è un giocatore dell'anno 17 di Rolle Bassano, che sta giocando appunto a Viareggio, quindi famiglia spaccata in due luoghi in Toscana. Il Rolle Bassano che ha vinto con lo Scandiano 9-2 e ha vinto 2-1 contro il Forte dei Marmi, deve essere al primo posto del girone B dell'Under 17 in corso a Viareggio. Anche lì stati come qui alcuni larghi, alcuni stretti, un certo equilibrio dove non c'è il Polonica in Under 17, ma ci sarà in Under 19, perché fra pochi giorni inizierà proprio qui vicino a Follonica le finali nazionali Under 19 con le migliori appunto squadre del campionato 19. Sarà molto divertente, peccato non esserci, perché comunque vedremo, anche lì vedo dallo streaming quando ci sarà, cioè solo domenica, perché sarà veramente un buon livello e buoni giocatori, abbiamo visto negli anni scorsi. E poi fra due settimane Under 23 a Breganze. Che completerà questa parte di la fine della stagione giovanile pre-club. Poi ci sarà il torneo promote il terzo weekend di giugno in quel di Correggio, tre giorni, da venerdì a domenica, non solo a Correggio anche a Mirandola, dopo tra poco dovrà anche uscire anche i calendari. Tra Correggio e Mirandola si giocheranno i promote HP, cioè le rappresentative della zona 1, 2, 3, 4, 5 si daranno per il trofeo che verrà assegnato nei gironi all'italiana Under 13, 15, 17, e quello sì che seguiremo in diretta a Correggio. Da c'è il gol di Franzetto Xamin mentre noi parliamo, partita avanti 12:46, Xamin ancora un'azione vincente per il bassanese numero 4, ma qui mancava il gol di tutto in torneo, ne ha segnati due proprio nella partita forse più importante del torneo. 12:46, 5-0 del Rolle Bassano, che mette la parola fine a questo match. E quindi, come dicevo, il promote deciderà il vincitore del trofeo promote HP il tre giorni che io avrò l'onore anche di commentare in tutti quei giorni a Correggio, e quindi vi aspettiamo a fine giugno dal 21 al 23 saremo in diretta da Trasporto di Correggio per seguire le partite che si giocheranno lì a Correggio, ma faremo anche un aggiornamento sulle partite di Mirandola. Ultimi due minuti, fare di squadra 7 Rolle Bassano, 6 Follonica. Stiamo seguendo la panchina della Blue Optic, un po' compassata dal risultato. Ovviamente si gioca domani tutto il Follonica contro il Lodi. Diciamo che il Lodi, pareggiando contro lo Scandiano, ha due punti in più del Follonica, però una vittoria con lo Scandiano avrebbe dato la qualificazione certa, o quasi certa, diciamo. Però guardando un po' la classifica, Rolle Bassano a 10, Lodi 5, Scandiano 4 e Follonica 3. Scandiano però gioca stasera poco tra poco contro l'Eboli, con probabilmente 3 punti Scandiano sarebbe a 7 punti, ovvero qualificazione ovviamente a decidere se è secondo o terzo posto. Comunque
in semifinale c'è già la Roller Bassano, quindi ci vedremo con la Roller domenica alle ore 9:30 contro la vincente del quarto, che si deciderà alle ore 17:30 di domani. Pagliacca rimane lì, Giabbani la prende e la spazza. Mentre nel girone A, vantaggio del Breganza 7 punti, 6 per il Tiene, 4 per il Castiglione. È evidente che Breganza e Tiene alle ore 17:30 sarà molto decisiva, cioè fra circa un'ora e mezza, dopo la partita tra Gratebri e Correggio, perché quello sconto diretto deciderà la prima qualificata alle semifinali, diciamo, a chi giocherà domenica alle 10:30 nell'altra partita Rolle Bassano, che è già qualificato come prima del girone A. Ultime battute con Giabbani a testa bassa, cercare il gol della bandiera. La Roller con Fiorese sfiora la sesta rete, 28 secondi alla fine, e poi sarà semifinale per la Roller, che avrà un giorno e mezzo per preparare la semifinale. Viene per Fiorese, tira la distanza, deviato da Brunello, non riesce, Donati neutralizza. Ultimo possesso degli azzurri. Finisce qui il big match del venerdì pomeriggio, 5-0 del Rolle Bassano, 11-32 Fiorese, primo tempo, tiro a lunga distanza e gol, 13-20 Fiorese, un tiro dentro l'area, poi al secondo tempo 0-30 una Tappini Samin e poi il gol di Drovandi sempre vicino alla porta, e poi il nuovo Samin, 12-46 per il 5-0 che chiude questa gara. Rolle che sale quindi a 10 punti contro i 5 del Lodi, 4 Scandiano, 3 Follonica. Questo girone sarà deciso per quanto le qualificazioni dal match diretto tra Follonica e Lodi, in attesa di Scandiano Eboli ai 18:45, che probabilmente deciderà una delle qualificate, cioè ovvero lo Scandiano, sempre se non riuscisse a vincere l'Eboli, mentre Follonica Lodi domani alle 9:30 è veramente decisivo per il passaggio del turno, con i quarti che si giocheranno alle ore 16 e alle ore 17:30 sempre qui in diretta su YouTube Fisoca in Pista. Si chiude il girone A e ora si parla di girone B, perché tra poco in pista Agrate e Correggio, due squadre tra il quarto e il quinto posto, quarto posto parimento a 0 punti nel girone B, decideranno probabilmente chi giocherà prima e chi è penultimo, chi non sarà ultimo. Applausi per le due squadre, ora già Correggio e Agrate già dentro alla pista. Noi ci risentiamo tra un quarto d'ora, 16:15 quasi, 15:15 quasi, torneremo in diretta. Il Rolle Bassano festeggia con i suoi tifosi la qualificazione alla semifinale, la vittoria del girone A. Complimenti al Rolle Bassano, che vorrà sicuramente marcare i passi dell'Under 15, che qui una settimana fa ha vinto le nazionali Under 15, e quindi ribadire questa forza del Rolle Bassano dopo alcuni anni in cui il Follonica è fatta da padrona di tutte le categorie giovanili. Ci risentiamo alla quarta d'ora per la partita numero 6 di 9 di questa seconda giornata delle finali nazionali Under 13, sempre in diretta con Leonida e con Claudio, in diretta con Stefano qui in diretta dal Palacasamola di Castiglione. A dopo.